si ricorda di me, è impossibile. Buongiorno. Ah, Piccinito, avevo 13 anni allora, madonna mia, l'ho riconosciuto subito, Non sono passati 50 anni. Eh? 50 anni, 60, 55. 55. Puttana. 55 anni. Qualche cosetta che vuole, un po' di tempo che è passato. Però questo ci autorizza a pensare alla lunga, alla grande. Francesco Alliata è un eclettico. Quando l'ho conosciuto ho detto, ecco, questo è un personaggio che mi può dare una storia per farne un film. Cominciai a scrivere con lui una storia che sembrava inventata. La storia di quattro ragazzi che nel primo dopoguerra, nel 1946, arrivano a Lipari, nelle Eolie, e questi quattro ragazzi cominciano ad immaginare quello che poteva essere l'industria cinematografica in Sicilia. Ci siamo ritrovati in quattro ragazzi e avevamo ormai 5 anni di guerra già sulle spalle, eravamo stati militari, avevamo avuto le nostre belle vicende drammatiche, quindi eravamo con la maturità di chi ha già vissuto pericolosamente e con la giovinezza di chi ha ancora 24-25 anni. Il 16 agosto del 1946, per la prima volta, il cinema permette di vedere cosa succede sotto il pelo dell'acqua. Grazie al film Cacciatori sottomarini di Francesco Alliata, del gruppo della Panaria, nasce questa nuova possibilità espressiva, quella di filmare riprese subacquee. Non è soltanto un elemento di innovazione tecnologica, ma fa parte di un percorso. Con Cacciatori sottomarini cominciò un'avventura, direi la grande nostra avventura. Francesco Alliata parte e in 2 settimane arriva a Los Angeles, contatta quello che sono i maggiori produttori e cineasti americani. Siamo nel 1947. I quattro, dopo il viaggio americano di Alliata, cominciano a progettare un film. Avevamo una posizione sia sociale che economica tranquilla, quindi il nostro desiderio era quello di fare delle cose interessanti, belle, secondo la nostra dimensione, e di farle conoscere agli altri. Questo potrebbe continuare questa storia e forse qualcun altro ve l'ha raccontato, cioè che poi diventano i ragazzi della Panaria, la Panaria Film diventa la prima produzione cinematografica importante del dopoguerra italiano, cominciano a produrre film, fino a produrre film tipo La carrozza d'oro di Jean Renoir. Affrontammo un'altra avventura che fu molto più semplice come organizzazione perché si girò tutta Cinecittà. Francesco Alliata nello stesso tempo è uno che si innamora di altri progetti, tra cui quello del mondo subacqueo, e diventa il pioniere del cinema subacqueo. Questa macchina veniva messa qua dentro e questo fu il secondo, che noi chiamammo scafandro, cioè la seconda custodia con cui abbiamo effettuato la maggior parte poi di riprese subacquee. Questo fu un apparecchio direi perfetto per il nostro scopo. Con questa levetta si girava. Produce insieme alla Panaria Film il primo lungometraggio a colori subacqueo, che poi verrà girato a Folco Pilici, Sesto Continente. È un blockbuster quel film, perché tecnicamente aveva realizzato quasi l'irrealizzabile. Difficile illuminare sott'acqua, quel tempo con delle pellicole così dure, poco impressionabili, impressionare a colori. Sesto Continente. Il ruolo del documentario di Alliata è un ruolo importante perché non solo ci dava la possibilità di scoprire un paesaggio poco conosciuto e l'ha posto all'attenzione diciamo così, del pubblico internazionale, ma perché ci raccontava una pagina importante del documentario etnoantropologico siciliano. Oggi è importante fare conoscere il cinema di Francesco Alliata agli studenti dell'università, perché conoscere il cinema documentario permette anche di svincolare il racconto della sicilianità del cinema di finzione, che è quella della miseria disperata, dei diritti d'onore, della violenza, della coppola e della lupara. Dopo Sesto Continente abbiamo un'altra avventura, piuttosto, anche questa abbastanza insolita, perché fu un film girato su uno dei primi villaggi turistici europei, che nacque a Cefalù. Domenico Modugno fece qui la sua prima apparizione sullo schermo e direi nel grande agone nazionale del cinema.
Io dicevo, ma come fanno quattro ragazzi a mettere in piedi un film che adesso è difficile anche per noi pensarlo per un cortometraggio? Sì, questi sono ragazzi ricchi, di buona famiglia, insomma, Francesco Aliada ha 21 titoli, se mi lo chiamo Francesco Aliada, però Principe di Villafranca, Duca di Sala Paruta, bla bla bla. Non è stato soltanto quindi un eclettico, un pioniere oppure un avventuriero come alcuni pensano, ma secondo me è un vero e proprio produttore. Noi chiudemmo proprio in quell'anno, alla fine del 55, prima del 56, ci facemmo un po' di conti e abbiamo considerato chiuso il nostro ciclo. Ci sentivamo appagati per le belle cose che eravamo riusciti a realizzare, e ci sentivamo non appagati per tutto quello che avremmo voluto fare e non abbiamo potuto fare, soprattutto nell'affermazione di questa presenza immanente della Sicilia nel cinema, perché era questo il nostro veramente grande obiettivo, ma naturalmente non si può comandare a chi è più forte di noi. Ci siamo dispersi perché Quintino se n'è andato a Parigi e si è messo a fare il pittore. Renzo Avanzo ha cominciato a lavorare con la Technicolor, con lo stabilimento nuovo che avevano costruito a Roma dopo che avevamo fatto Carrozza d'Oro, e Pietro ed io, stranamente, ci siamo messi a fare i gelatai. È proprio il gelato. Lui è il primo che mette in piedi un'industria legata alla filiera del freddo in Sicilia, è il primo che porta il gelato industriale in Sicilia, ma nello stesso tempo è un signore, Francesco Aliada, che ogni volta che intraprendeva un qualcosa lo faceva proprio con il gusto di individuare strade nuove, è in questo senso un pioniere. Il procedimento era sempre lo stesso. Di uno che voleva sapere, meno conosceva in quel momento, più era spinto a conoscerne tutti i dettagli. E la sua ignoranza, diceva, gli dava la possibilità di individuare delle strade, delle traiettorie che altri forse non valutavano. Questo per dire che è un personaggio che è significativo un po' per le storie che a noi interessano del cinema, ma è interessante per la storia della Sicilia e dell'Italia. Anzi, essendo lui uno dei discendenti delle famiglie più antiche dell'Europa, la famiglia Aliada discende da Quinto Allio, console. Quando c'è stata la prima commissione che doveva portare all'Europa così come l'abbiamo conosciuta, prima del 2000, lui venne invitato proprio come simbolo, segno, come significato di un vivente della famiglia più antica discendente in Europa. Se qualcuno vuole sapere qualcos'altro, adesso è uscita la sua autobiografia. Si è impiegato un po' di anni però la scritta. In fin dei conti le nostre soddisfazioni dopo tanti anni ce le siamo pigliate. La Sicilia l'abbiamo fatta conoscere, in America ci siamo arrivati e poi qua, il mare, questo nostro bel mare eoliano l'abbiamo fatto conoscere a tutti.